Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Sono contento che la Lamorgese sia svegliata e abbia finalmente capito qual è la situazione sociale dell'Italia, che era già a un livello drammatico prima che iniziasse questa guerra. Questa guerra peggiora la situazione sociale del paese, perché come ricordava prima Alessandra Ghisleri, noi abbiamo un paese che si è impoverito e su cui l'inflazione e l'aumento delle bollette stanno facendo danni devastanti. E allora il tema non è di bilancio, perché se noi poniamo il tema come un problema di bilancio, vuol dire che non abbiamo capito. Il tema è di sopravvivenza. Una parte del paese non sopravvive. Per quello non è interessato a cosa succede in Ucraina, perché ha un problema di sopravvivenza familiare. E non è, ma è purtroppo ogni persona prima si occupa della sua sopravvivenza, poi dopo diventa meno egoista. Allora il tema adesso è quello, il governo, il tema non è quello di abbassare le bollette a tutti. Io giorni fa, inascoltato, mi sono permesso di dire, scusate, proviamo il sistema di far sì che le bollette della luce, dell'acqua e i beni di prima necessità come il pane, per i redditi più bassi non possono superare un impatto superiore a una certa percentuale. Cioè, mi spiego, cioè, adesso dico una cifra a caso, ma non possono superare la bolletta della luce o dell'acqua, non possono superare 40-50 euro per una famiglia che guadagna 900 euro o 1000 euro. Per Guido Crosetto, Alessandra Ghisleri, possa essere anche di 300-400 invece. Quindi non abbiamo bisogno di una soluzione per tutti, abbiamo bisogno di una soluzione che vada a tamponare l'emorragia. E allora è vero che colpiscono tutti gli aumenti, ma il colpo che riceve una famiglia di un reddito medio-alto è forse sopportabile con sacrifici accettabili. E questo è evidente. Il colpo che subisce è talmente evidente che non viene fatto nulla. È evidente, tant'è vero che Crosetto con lei, dopo la pubblicità, proprio di questo parleremo insieme anche a Brando Benifei, che anzi saluto perché so che è già collegato. Parliamo degli strumenti economici che il governo sta mettendo in campo per gestire le varie crisi, la crisi